Puntuale come ogni martedì sera l'appuntamento con la pallacanestro di Capitanata con Tutto Basket che vi racconta tutto quanto succede nel mondo della palla spicchi della nostra provincia, dalla Serie A2 ai campionati giovanili. Ospiti in studio c'è Luca Becchi, allenatore della Cestistica San Severo. Grazie, buonasera. Coach, buonasera a tutti. E in collegamento Skype tra qualche minuto avremo Lorenzo Montanari, collega di Ferrara, con cui ci addentreremo in quello che sarà il futuro prossimo della Cestistica San Severo. Ma andiamo per ordine, andiamo a parlarvi di quello che è successo nel passato recente della prima squadra di pallacanestro della nostra provincia, della Cestistica San Severo, che domenica scorsa è tornata vincitrice dalla trasferta sul campo neutro del Palazzetto dello Sport di Città di Frosinone ai danni della Stella Azzurra Roma, una vittoria maturata al photo finish. Ma prima di parlarne andiamo a vedere il quadro completo della giornata del campionato di Serie A2, la quarta giornata di ritorno, la 17esima in assoluto, ma ricordiamo che sono ancora da recuperare la prima e la seconda del girone di ritorno. Subito la vittoria della Risto Pro Fabriano ai danni dell'Atlante Eurobasket Roma, una ritrovata Fabriano che riconquista la posta in palio e lo fa in maniera netta per 95-86. Ferrara che vince in casa, stravince un impegno, uno scontro diretto lì nelle zone altissime della classifica con la Givova Scafati, perde in casa Nardò con l'altra capolista, la Orasi Ravenna di coach Lo Tesoriere, che torna in Puglia per un derby personale. Vince la Tezenis Verona sul campo della Unieuro Forlì, uno scontro diretto anche questo, 73-65 il risultato finale. Perde invece Chieti sul campo della Umana San Giobbe Chiusi, 82-78. La vittoria della Cestistica San Severo, vedete, sul campo della Stella Azzurra Roma per 85-83, e poi quella esterna di Cento sul campo della Benacquista Latina. Una vittoria, quella della Cestistica San Severo, che dicevamo maturata nelle battute finali del match. Ma prima di rivelarvi come è maturata questa vittoria, andiamo a vedere un video che ha praticamente realizzato Capitan Matteo Piccoli. Ecco qui, c'è un tributo a Kobe Bryant e a Ty Sabin, praticamente un canestro arrivato nelle medesime condizioni. Matteo Piccoli che ha voluto da fare il suo tributo a Ty Sabin, che è un grande appassionato, un grande ammiratore di Kobe Bryant, tant'è che ha chiamato il cane Kobe. E quindi praticamente un tributo doppio in questo caso, una vittoria che è maturata con questo canestro di Ty Sabin, praticamente a 2 secondi e 2 centesimi dalla quarta sirena. Praticamente Roma aveva sorpassato San Severo con un canestro un po' strano da 3 punti di un lungo lì da quelle parti, ma quando il giocatore mette a segno quel canestro ha sempre ragione. San Severo che quindi si ritrova -1 a 2 secondi dalla fine. Poi Becchi chiama timeout. Cosa succede nel timeout, coach? Sì, allora la prima cosa che c'è da fare in questa situazione è di mettere subito il focus sull'azione successiva. Spesso i ragazzi, soprattutto quando prendi un canestro in questo modo, rimangono sempre lì a pensare a quello che è successo, e quindi la prima cosa è, diciamo, uno scrollone dal punto di vista mentale, di guardare avanti, perché 2 secondi, quelli che mancavano nel basket, sono tanti, sembrano pochi ma sono tanti, o perlomeno, quantomeno, sono sufficienti più che tanti per organizzare un tiro. Anche se non è facile, ecco. Noi insomma siamo stati fortunati, ovviamente freddi, bravi a trovare la soluzione giusta, ma anche ovviamente fortunati, perché comunque al di là delle qualità, delle capacità di Sabin, poi quel pallone deve andare dentro. Ecco, questa volta ci è girata bene, anche se comunque deve essere, fra virgolette, un monito questa partita che abbiamo
nettamente, comunque perentoriamente condotto per 38 minuti, e dopodiché abbiamo avuto due minuti di blackout e abbiamo rischiato di fare la frittata. Meno male abbiamo salvato il risultato con questa prodezza di Tai, però ecco, che sia un ammonimento per il futuro. Ecco, io chiederei alla regia di rivedere un po' l'azione, perché Beghi parla di fortuna, ma poi la fortuna aiuta anche gli audaci. Insomma, quell'azione è stata costruita, non è stata casuale, con Beghi che parte praticamente da sotto con Sabin che parte da sotto canestro, e l'idea di Piccoli quale doveva essere lì alla rimessa? Allora, intanto direi complimenti a Matteo perché non è assolutamente facile in quel momento fare la scelta giusta, cioè vedere, trovare l'uomo libero. Spesso quello è il primo problema delle rimesse in queste situazioni qua, nei momenti che si chiamano clutch. Quindi lui è stato bravo a trovare l'opzione. Noi diciamo, avevamo individuato due opzioni diverse, una che andava sulla zona, quella che si chiama top of the key, quindi la zona centrale del campo, e una zona di low post, quindi di post basso sul lato forte, dove di solito si muovono i nostri giocatori che sono i terminali principali. Quindi l'opzione, l'idea, diciamo, era di cercare prima l'opzione di Tai e poi l'opzione di Lorenzo, se la prima fosse stata evidentemente impossibile. Però adesso che siamo qua, che ne parliamo, ne discutiamo, è facile da dire, ma in campo è veramente difficile da fare, anche perché, ripeto, al di là della freddezza della scelta, ma comunque ci sono anche gli avversari che sono lì e sono avanti di un punto e non vogliono certo farti vincere la partita tutt'altro. E poi c'è il fattore tempo, perché comunque in 2 secondi ti devi prendere la palla e poi liberarti per un tiro e poi segnare. Quindi direi C'è il fattore che ansia, il fattore pressione. c'è tutto. Noi devo dire che i ragazzi sono stati bravi e merito a loro, perché comunque queste cose qua sono ovviamente situazioni speciali che si cercano in allenamento, che si provano in allenamento. Però come sempre l'allenamento è una cosa, poi la partita è un'altra, perché appunto c'è l'ansia, c'è l'angoscia, anche comunque c'è la preoccupazione, ci sono mille stati d'animo che chiaramente all'allenamento non ci sono e non puoi ricreare. Quindi un altro pezzettino di esperienza che si aggiunge a questi ragazzi in questo campionato. C'era anche un po' di depressione perché comunque la squadra aveva tenuto saldamente in mano la partita, come dicevi tu in precedenza, per 38 minuti e poi nelle battute finali sembrava irrimediabilmente compromessa dopo quel canestro a 2 secondi dalla fine. Tutta questa parte tattica praticamente l'abbiamo rivelata anche a Lorenzo Montanari che dovrebbe essere già in collegamento con noi. Ecco Lorenzo, ti preghiamo di non comunicarla a Spiroleca tutto quanto hai sentito. Questa azione finale di coach Luca Beghi, anche se i due comunque si conoscono a memoria, per cui evidentemente se dovessi dirglielo ti dirà sicuramente che conosce a memoria questa soluzione, anche perché comunque sarebbe una soluzione che potrebbe adottare anche lui. Innanzitutto, come stai, Lorenzo? Ciao Pino, ciao coach, tutto bene? Voi tutto bene, sì? Bene, bene anche da queste parti. Hai visto l'azione? Bel tuo giudizio su quello che è riuscito a combinare ancora una volta Tai Sabin. Beh, Sabin è un campione, inutile dirlo, ne parlavamo anche con alcuni protagonisti proprio qui a Ferrara in queste ore, un giocatore super, 23,5 punti di media in stagione, uno dei capocannonieri del campionato, sicuramente un giocatore molto pericoloso, su cui domenica il duo Vencato Filoni dovrà fare un lavoro difensivo importante. I nostri sono stati bravi domenica contro Scafati, prima su Clark, poi su Monaldi. Dovranno fare un extra sforzo senza ombra di dubbio domenica prossima a San Severo contro un giocatore che segna tanto con ottime percentuali, quindi sarà davvero uno dei pericoli, se non il pericolo pubblico numero uno per il club.
Ecco, allora, San Severo torna vittoriosa da una trasferta. Voi avete vinto un match importante con una squadra importante. Domenica prossima sarà un match importante, ma prima di arrivarci andiamo a vedere la classifica e poi torniamo un po' su quello che è successo a fine partita e anche dopo la partita. Questa è la classifica attuale praticamente, con Scafati e Ravenna con 22 punti, Verona, che ricordiamo è partita da almeno 3, ne ha 19, ma sarebbe il primo posto in classifica insieme a Scafati e Ravenna. Poi ci sono San Severo e Chiusi con 18 punti, Ferrara con 16, Eurobasket Roma e Tramec 100 con 14, 12 punti per Latina, Forlì e Chieti, 10 per Nardò. In coda alla classifica Fabriano, che ha agganciato la Stella Azzurra Roma a quota 6 punti. Una classifica che si fa importante per San Severo e che è importante per Ferrara, che praticamente ha recuperato dopo un inizio non all'altezza delle sue possibilità. Lorenzo, due squadre che domenica si incontreranno da zone alte della classifica, non è mai successo in A2. Sì, vero, non è mai successo. Brava San Severo a disputare una stagione sicuramente importante, i numeri parlano per la squadra del coach Becchi, 7 vinte nelle ultime 9, 4 nelle ultime 5 rispetto alla partita di andata qua a Ferrara, è sicuramente una squadra cambiata e da questo punto di vista l'inserimento di Pepper ha dato quel qualcosa in più a San Severo. Concordo sul fatto che la Top Secret non ha cominciato al meglio la propria stagione, problemi tanti, infortuni, poi il Covid recentemente, adesso che ha recuperato tutti i giocatori, Luca Vencato e Fabi in ultimi, le cose stanno andando sicuramente meglio. Domenica la squadra lo ha dimostrato negli ultimi 6 minuti recuperando da almeno 12 quando la partita sembrava persa, è uscita tutta la mentalità di questa squadra che già contro Forlì all'andata fece una grandissima rimonta e l'hanno passato in due circostanze sempre qui a Ferrara, prima contro Napoli e poi contro Ravenna, una squadra che riesce soprattutto in casa a recuperare anche svantaggi importanti. Questo dimostra una mentalità spiccata da parte di tutti i giocatori, il roster lungo, adesso Ferrara può contare su 11 giocatori in grado di giocare e il roster lungo sicuramente darà una mano nel proseguo della stagione, quando le partite si faranno dure e i due punti conteranno davvero, avere un roster lungo per tutti sarà quel qualcosa in più e anche per Ferrara sicuramente dovrà esserlo. Da ottimo giornalista quale sei, non puoi non avere una domanda per Luca Becchi. No, io faccio i complimenti al coach, veramente faccio i complimenti per il lavoro che sta facendo, per la squadra che in questo momento sta allenando. Tutti dicono sì Sabin, sì Pepper, ma ci sono anche giocatori italiani dietro, Moretti, Piccoli, Tortù, che danno una mano importante, quindi non posso che fare complimenti al coach per come sta riuscendo ed è riuscito ad amalgamare la squadra, una squadra ci ricordiamo tutti davvero brutta qui a Ferrara nella partita d'andata, il club vinse con 18 punti di scarto, sarà importante anche perché no la differenza canestri, vedremo nello scontro diretto, però veramente complimenti a coach Becchi per il lavoro che sta facendo con San Severo, i risultati parlano per lui sicuramente. Grazie Lorenzo, ti ringrazio. Grazie Lorenzo, a domenica, grazie. Grazie a voi, a domenica. Allora, possiamo tornare in studio, facciamo un passo indietro. La vittoria della Cestistica all'ultimo secondo ha qualche episodio simile nella storia della pallacanestro sanseverese. Il primo che viene alla mente a quelli che hanno qualche capello bianco in più è quello degli anni 70, quando si giocava nel pallone presso statico di Via Pricena. Era una partita di Serie B tra la Cestistica San Severo e la FEBA al Pesaro, praticamente a un secondo dalla fine. Marchetti
giocatore della cestistica, riceve, e questo ce lo raccontò proprio Coach Vanni Cassese quando fu ospite qui in trasmissione in occasione della presentazione del suo libro Sui 50 anni della cestistica. Riceve praticamente spalle al canestro all'altezza della lunetta dei tiri liberi, non aveva il tempo per girarsi e per mettere bene i piedi a terra, praticamente rovesciata. Fa canestro a tabella e vince la cestistica. Poi nei tempi più recenti, per esempio, in casa a San Severo al Pala Castellana, in un cestistica a Catanzaro con la formazione sanseverese che era a pochi minuti dalla fine anche sotto di 15 punti, recupero culminato all'ultimo secondo con un tiro di Usman Gueye da metà campo, ma non dalla parte centrale del campo, praticamente davanti al tavolo degli ufficiali di campo, un tiro a tabella che va dentro e quindi invisibilio il pubblico del Pala Castellana. Poi ancora Antonio Smorto, più recente, ancora poi Alessandro Magnani in una semifinale playoff con Corato, con un punto da recuperare che va in penetrazione e va a realizzare il canestro sul suono della sirena. Ma fuori casa, quello che ricordano anche i tifosi sanseveresi è quello della stagione 2016-2017 nella bombonera di Montegranaro, quando all'ultimo secondo un canestro da tre punti di Enzo Cena praticamente consegna la vittoria alla cestistica Sansevero sul campo della corazzata della Serie B di allora, e quindi grande gioia degli oltre 300 tifosi sanseveresi presenti lì nel palazzetto dello sport di Montegranaro. Coach, un'esperienza tua di una vittoria al photo finish? Guarda, mi ricordo, è il mio primo anno da allenatore, quindi ormai la preistoria. Allenavo Biella nel 2006-2007, quindi il mio anno da esordiente, da capo allenatore, a Cantù, al Pianella. Eravamo sotto di 18 punti a due minuti dalla fine e vincemmo dopo un supplementare. Pareggiamo sul 99 pari con il primo tiro libero segnato, il secondo sbagliato con il tap-in di colui il quale aveva tirato il tiro libero, quindi andammo pari e poi vincemmo addirittura 114-109, una partita incredibile. Coach Sacripanti, parlando poi di questa partita, mi disse che loro, quindi Cantù, ci mise un mese e mezzo prima di riprendersi da questa sconfitta, perché in sostanza loro già festeggiavano, erano praticamente 18 punti in 1 minuto e 50, è praticamente impossibile recuperarli, però qualche volta succede. Poi me ne ricordo anche tante di sconfitte. Quelle magari si tenda un po' a dimenticarle. In realtà ti ricordi più le sconfitte, perché le sconfitte bruciano di più. Una volta in Eurocup contro il Bamberg a 17 secondi dalla fine, avanti di 5, perdemmo la qualificazione ai quarti di finale, quindi quella brucia parecchio. Però il basket è questo, ecco. Adesso sorridiamo per una bella vittoria, però ricordiamoci sempre che ci sono due facce della stessa medaglia. Grande protagonista della vittoria è stato quel Ty Sabin, che ormai è il leader indiscusso dei realizzatori della intera serie A2, su cui si sono posati gli occhi di diverse società che stanno cercando di rinforzarsi, società di serie A, tra cui anche Pino Sacripanti, che evidentemente ha qualcosa in sospeso ancora per quella sconfitta al Pianella, attuale allenatore di Napoli. Ty Sabin, che sta dimostrando per le prestazioni che sta facendo di non essere assolutamente distratto dalle voci di mercato. Ma coach, quali voci ci sono in concreto su Sabin? Ma in concreto sicuramente l'interesse di Napoli è stato manifestato. Devo dire che il ragazzo è molto sereno, sta bene a San Severo, soprattutto è in una sorta di comfort zone cestistica, perché comunque la squadra è stata pensata in un certo modo e ovviamente lui era colui il quale, quello che viene chiamato il go-to guy, cioè il giocatore, il punto di riferimento della squadra. E parlando un po', perché ovviamente con Ty abbiamo affrontato l'argomento face to face in modo molto, molto aperto, come è giusto che sia, e insomma valutavamo se fosse
più un'opportunità in questo momento andare a Napoli piuttosto che rimanere a San Severo, perché poi non tutta l'oro, diciamo, è quello che luccica, no? E in realtà finire una stagione che ti vede protagonista forse ti fa aprire prospettive migliori a giugno, e cambiare a metà anno non è, e può essere un salto nel buio. Il ragazzo è consapevole di questo, poi ovviamente c'è anche la volontà del club di non lasciarlo andare, quindi tutta una serie di cose che è stata manifestata da Sollazzo al GM di Napoli, quindi tutta una serie di valutazioni che sono state fatte, fermo restando che ovviamente l'interesse di una squadra al piano superiore fa piacere intanto per il giocatore, che ovviamente percepisce un interesse nei suoi confronti, e poi per il club, perché evidentemente, insomma, vedere che i giocatori che tu hai scelto da campionati minori, che comunque con un budget evidentemente limitato, diventano appetibili per le top division, quindi in questo caso la Serie A italiana, è motivo di soddisfazione e conferma la bontà della scelta. All'inizio della stagione Sabin era stato messo insieme a Xavier Moon. Moon poi decise di non venire in Italia, di restare in America, e praticamente perché comunque ambiva a una chiamata in NBA, chiamata in NBA che è arrivata, dove ha disputato anche buonissime partite. Ti ha fatto pensare qualche volta, se fosse arrivato Moon insieme a Sabin, dove potevamo stare? Ma sai, con i secoli, ma non si fa la storia, si sicuramente fa, ma è davvero così. Io quando scegliamo questa accoppiata ci sembrava la cosa migliore, perché evidentemente se no non l'avremmo fatto. Dopodiché, quando venne fuori così, ecco, l'interesse comunque delle franchigie della G League, che sono quelle che comunque fanno da serbatoio per le squadre NBA, parlando al telefono con Xavier, molto onestamente lui disse: io, insomma, sono onorato di aver avuto la possibilità di giocare in Italia, però per me questo potrebbe essere un sogno che si realizza. E evidentemente da allenatore, e non prima di allenatore della cestistica, evidentemente uno lo può capire, anche se ti crea un al di là dell'imbarazzo, ma anche un danno. Un bel disagio. Sì, un disagio, un danno, perché comunque dopo, quando ti devi rimettere sul mercato a settembre, è veramente tutta un'altra cosa. Quindi da una parte ci fu comprensione per il ragazzo, dall'altra parte ci mettemmo subito alla ricerca di un mercato che non c'era più, perché il mercato, diciamo, delle scelte migliori viene fatto a luglio-agosto, quindi non c'è stato neanche il tempo. Io allo stesso modo, come quando poi De Schiltz, il sostituto di Moon, decise di andare via, dissi ai ragazzi che questo problema poteva diventare un'opportunità per tutti di mettersi in mostra, e spesso la sfortuna di uno, in questo caso comunque la scelta infelice di uno, e poteva essere dall'altra parte una possibilità per tutti, e quindi di sfruttarla. Io sarei stato, facciamo fra virgolette, chiamiamolo un patto, sarei stato contento che loro mi avessero messo in difficoltà nel non prendere, o comunque procrastinare. Evidentemente c'era soltanto un modo per farlo, vincendo le partite. I ragazzi sono stati bravi e continuano a esserlo, e però allo stesso modo io gli dico sempre che devono essere sempre umili e affamati, perché questo è un campionato talmente difficile, talmente complicato, con i valori che sono talmente vicini. Abbiamo visto due settimane fa giocare la difficoltà che abbiamo avuto a vincere con Fabriano, e il fatto che Fabriano comunque abbia battuto in modo perentorio domenica scorsa
una squadra, una signora squadra come la Eurobasket, Eurobasket, sì, che aveva fatto bene fino adesso. E quindi per quanto lo sport è nella vita è così, per quanto tu possa aver fatto bene fino adesso non conta niente, cioè tu hai 11 partite da giocare e partite toste, Ferrara una delle top 4 del campionato, poi ci sarà Forlì, poi ci sarà Scafati, quindi c'è tanto ancora da fare. Di solito a febbraio i campionati iniziano a entrare nel vivo e comunque il mio sguardo, anche in modo inconsapevole, che poi è diventato consapevole perché me ne sono accorto mentre facevi vedere la classifica, era alla destra, a Nardò piuttosto che a Verona, perché quello deve continuare a essere il nostro obiettivo. Noi dobbiamo guardare la terz'ultima e allontanarci più possibile, prima possibile, da quel posto lì. E poi ovviamente... Quanto è, coach, il livello, l'obiettivo salvezza in questa stagione? Ma sai, normalmente in un campionato normale potrebbero bastare 11 vittorie, poi dipende un po', perché se le squadre di fondo classifica iniziano a vincere... Certo, come ha fatto Fabriano, per esempio. La vittoria di Fabriano, il fatto che comunque noi la sconfitta di Nardò, non tanto per il fatto che non ci siamo qualificati alla Coppa Italia, che comunque era una soddisfazione, quanto per il fatto che se avessimo preso due punti laggiù sarebbero stati due punti importanti, perché era uno scontro diretto, voleva dire per noi due punti in più e per Nardò due punti in meno. Però questo non è successo, quindi dobbiamo sempre stare molto molto focus su quell'obiettivo lì, perché quello è quello che dobbiamo raggiungere. Infatti le partite di Fabriano e di Roma, come insistevo con i ragazzi, erano molto importanti, perché appunto diciamo che allontanare, erano due scontri diretti, era una partita da quattro punti praticamente, da quattro punti e mezzo, perché noi oltretutto adesso sia con Fabriano che con la Stella abbiamo il 2-0, quindi in teoria queste due squadre per superarci dovrebbero fare due punti in più di noi, quindi è importante questo. E adesso però c'è Ferrara e c'è da vincere per rimanere lontani da Nardò, questo è il nostro obiettivo. La felicità, la gioia per la vittoria al termine della partita, per quella bella vittoria al termine della partita, è stata un po' rotta poi nel viaggio di ritorno sia della squadra che dei tifosi. Praticamente il gruppetto di tifosi ultra che ha seguito la squadra a Frosinone in una stazione di servizio sull'autostrada A1 tra Frosinone e Caserta è stato aggredito, letteralmente e vilmente aggredito, da una sessantina di non vogliamo chiamarli tifosi perché con lo sport non c'entra nulla questa gente, da una sessantina di teppisti infiltrata nel mondo dello sport, che forti evidentemente di armi che avevano nelle mani, di mazze, di quant'altro, hanno intimorito 10 ragazzini. Si sono fatti consegnare gli zaini, si sono fatti consegnare i tamburi, gli striscioni, le bandiere, forti evidentemente con dei semplici ragazzini. Evidentemente tutto questo ha scosso l'ambiente sanseverese e Matteo Piccoli da capitano a nome di tutta la squadra e dello staff tecnico ha immediatamente espresso la propria solidarietà ai tifosi e la vicinanza a questi ragazzi che avevano subito questa vile aggressione. Non è tardata neanche la solidarietà della società a nome del presidente Americo Ciavarella, non è tardata neanche quella del primo cittadino sanseverese Francesco Miglio, non sono tardate neanche le parole di vicinanza da parte di altre società, tra cui per esempio quelle dei dirigenti di Biceglie. Una notizia
che un'aggressione, coach, che nello sport non c'entra niente. No, assolutamente, io mi unisco al, ovviamente sottoscrivo il comunicato, il pensiero del nostro capitano, che appunto ha esteso a tutto lo staff e la squadra, intendo giocatori e componenti del gruppo, e ovviamente il presidente che ha rimarcato: noi siamo vicini a questi ragazzi perché loro sono vicini a noi, sono stati vicini a noi, e ci è dispiaciuto molto sapere questa cosa qua, perché al di là del discorso sport e del discorso di essere comunque rapinati, è proprio un atto vile, perché viene fatto, voglio dire, verso dei ragazzi che alla fine seguono la squadra per passione, e la violenza non può essere in nessun modo né giustificata né tollerata. Dall'altra parte saranno stati allo stesso modo ragazzi, ma non è possibile, anzi, se qualcuno di loro mi sente, sbagliare si può, però ecco, fare un passo indietro, restituire quello che è stato portato via, sarebbe un gesto di grande maturità e di grande onestà. Quindi io spero che queste parole vengano ascoltate. Probabilmente sì, perché comunque a Taranto abbiamo un buon seguito da parte del mondo della pallacanestro tarantina. Ci auguriamo che ci sia qualcuno in ascolto anche dal mondo del calcio tarantino. A dire il vero, in tutta questa vicenda riscontriamo il silenzio assordante della società Taranto Calcio, che probabilmente, a nostro avviso, avrebbe fatto bene a prendere le distanze da questa gente, che non fa né comodo né piacere avere al proprio fianco. Probabilmente ci rendiamo conto che non sarebbe così facile, non sarebbe così semplice, ma da qualche parte bisogna cominciare. Non è il caso di continuare a tollerare queste situazioni, perché lo sport è un'altra cosa. Lo sport deve allontanare questi personaggi che fanno solo male allo sport. Torniamo allo sport giocato, torniamo alla pallacanestro e andiamo a chiudere con quella che sarà il prossimo turno. Andiamo a vedere la grafica della prossima giornata, quella che si disputerà tra sabato e domenica prossima. Sabato l'anticipo di Eurobasket Roma, che ospiterà nel derby la Benacquista Latina, sabato alle ore 18, poi domenica alle ore 17 Fabriano in casa con San Giobbe Chiusi, e poi alle ore 18 Verona-Ravenna, gran bella partita questa al Palo Olimpia, coach. Scafati Stella Azzurra Roma, Lux Chieti, Next Nardò, Tramec 100, Unieuro Forlì, e alle ore 18 al Palacastellane di San Severo la sfida tra l'Allianz Pazienza Cessistica San Severo con la Top Secret Club Ferrara. E sfida nella sfida, e sfida con il tuo amico Spiro Leca? Sì, Spiro è stato bravo tre anni fa, nel momento in cui Ferrara era in difficoltà, a prendere le redini di questo gruppo, e ancora sta gestendo il gruppo squadra con grande acume, con grande pragmatismo. Sono partiti un po' in difficoltà a causa di una serie di infortuni, bisogna anche dire per onestà che Ferrara in questo campionato fino adesso è l'unica squadra che ci ha messo veramente sotto nettamente, quindi c'è anche questa cosa qua che onestamente a me brucia un po', e credo che domenica brucerà anche ai nostri giocatori, nel senso quindi lei che è avvisato da questo punto di vista, state sicuri che gli verrà menzionato, e perché poi voglio dire, questo è anche il bello dello sport, quindi al di là della sfida che e deve rimanere appunto sportiva all'interno, certo, comunque del campo. E quindi loro sono una realtà consolidata del basket di Serie A2 del nostro girone, e noi vogliamo sfidare i migliori
vogliamo prenderci la rivincita, vogliamo vincere insieme ai nostri tifosi, quindi ci sono tanti, tanti temi per venire a seguirci domenica prossima. E magari è anche l'occasione per ridare gioia a quei tifosi che hanno subito quel bruttissimo episodio. Senza dubbio, ovviamente li inviteremo, ovviamente esprimeremo di nuovo vicinanza, affetto come loro fanno con noi e magari proviamo a regalargli, a dedicargli la vittoria. E allora l'appuntamento è a domenica alle ore 18 al Pallacastellana di San Severo. Scenderanno in campo due formazioni che sono lì nella parte sinistra della classifica, nelle zone alte della parte sinistra della classifica, tra le migliori fino a questo momento della Serie A2, Allianz Pazienza Cestistica San Severo e Top Secret Club Ferrara. Siamo praticamente in chiusura, grazie coach. Grazie a voi. Grazie a voi per la gentile attenzione, buonasera, buon basket a tutti.